Sono passati ben 6 anni dall'ultimo episodio per console casalinga. Mario Kart è uno di quei brand dei quali gli appassionati non ne hanno mai abbastanza, e questo capitolo per Wii U sottolinea ancora una volta come la magia Nintendo non conosca età. Mario Kart 8 è il frutto di un lungo processo di trasformazione iniziato con Double Dash su GameCube, che per primo aveva introdotto l'interazione poligonale e macchine diverse dai kart. L'episodio per Nintendo 3DS portò i match online e un track design nuovo di zecca, mentre su Wii arrivarono 12 personaggi in pista e le moto. Mario Kart 7 su 3DS introduceva poi alianti, sezioni marine e veicoli personalizzabili, e ora ecco Mario Kart 8 che per la prima volta unisce tutti gli aspetti migliori degli episodi precedenti. Antigravità, Koopalings, nuove piste, oggetti e tantissime opzioni. Il producer Hideki Konno equilibra in maniera certosina elementi del passato bisognosi di qualche miglioria. Risultato? Perfezione ludica sotto ogni punto di vista. Con il nuovo capitolo di Mario Kart, Nintendo è riuscita a bilanciare le gare competitive attraverso due grossi elementi. Da un lato, rimuovendo la possibilità di effettuare derapate consecutive sul rettilineo, dall'altro reintroducendo le monete che vanno raccolte per andare più veloci. I diversi tipi di kart, quad e moto sono stati rivisti per adattarsi allo stile di gioco di esperti e novellini, differendo in aspetti come la velocità, l'accelerazione, la tenuta di strada e la manovrabilità. Addirittura è stato affinato anche l'effetto scia, che ora diventa fondamentale grazie a rettilinei e traiettorie pulite. Oltre alla possibilità di scegliere il proprio kart, il set di gomme e il tipo di aliante, in Mario Kart 8 non può mancare la scelta del personaggio. E stavolta il cast conta ben 30 corridori, dal Mii a Toad, passando per i Koopalings e gli altri personaggi inediti come Peach Oro o Mario Metallo. A spiazzare sono però i circuiti, con la novità più importante rappresentata dall'antigravità e dalla possibilità di viaggiare a testa in giù e sorprendere gli avversari. In questo modo i tracciati si riempiono di percorsi alternativi, sulle mura, sotto e sopra l'asfalto le nuove piste sono ricche di sentieri secondari e rischiose scorciatoie. La qualità è enorme, sia per gli scenari inediti che per quelli vecchi, totalmente rivisti grazie all'introduzione dell'antigravità. Altro pregio è che si guida molto più che in Mario Kart Wii. Sia che ci si trovi sulla terra, sabbia o mare, i giocatori possono dedicare più attenzione alla traiettoria ideale e meno agli ostacoli lungo il percorso. Il lavoro di rifinitura fatto da Nintendo coinvolge anche gli oggetti da raccogliere. Il guscio blu è infatti decisamente più raro rispetto ai capitoli precedenti ed è più difficile stravolgere il risultato di una gara all'ultimo giro. Promossa poi la pianta carnivora, in grado sia di avvicinare il giocatore alla cima della classifica sia di divorare oggetti e monete. Peccato soltanto che cadendo fuori dalla pista si riceva una punizione misera e troppo poco severa dato il focus sulla guida. Per quanto riguarda le altre modalità, le prove a tempo vengono rinnovate dall'accumulo di monete, mentre le sfide possono essere completamente personalizzate. Non solo nel numero dei circuiti, nella cilindrata o nella difficoltà degli avversari, ma anche negli oggetti che è possibile utilizzare. Ottimo il lavoro fatto con l'online, senza un filo di lag si può correre su scala mondiale o regionale, anche in questo caso personalizzando ogni aspetto della gara. Gradita poi è la creazione di tornei pubblici o privati con tanto di chat vocale all'interno della lobby. L'unica nota negativa riguarda le storiche battaglie coi palloncini, che non hanno più arene dedicate e ormai rappresentano un semplice contorno. I detrattori di Wii U possono mettersi finalmente l'anima in pace. Mario Kart 8 è un tripudio tecnico e sonoro. Da una parte un'illuminazione sopraffina unita ad un comparto poligonale di massimo rispetto. Dall'altra, tracce musicali, vecchie e nuove, riproposte in maniera sontuosa. Cosa chiedere di più?
Nintendo è arrivata tardi nel mondo dell'alta definizione, ma non si è fatta trovare impreparata, distinguendosi soprattutto nel sistema di illuminazione e nella riproduzione dei materiali. Mario Kart non fa eccezione e dove il gioco spicca davvero il volo è nell'insieme generale, dalla complessità poligonale alle luci, passando per animazioni ricercate e minuziosi dettagli. Non manca neppure un'opzione chiamata Mario Kart TV, che permette di salvare i momenti salienti delle gare per poi condividerli online. Un appunto anche sulla colonna sonora, per la prima volta orchestrata, ma come sempre allegra e spensierata. Mario Kart 8 è gioioso e brillante, completamente diverso dal capostipite. Dopo tanto tempo è il primo episodio a tenergli testa. Curato nell'online, splendido da vedere e spettacolare da giocare, si tratta probabilmente dell'opera migliore tra quelle apprezzate su Wii U. D'ora in poi Nintendo dovrà faticare per riuscire a mantenere così alto il livello qualitativo, ma i fan della serie possono gioire. Mario Kart 8 è un acquisto obbligato. Dal dipartimento EAD1 ci si aspettava parecchio. Il primo Mario Kart in alta definizione, un ritorno in pompa magna capace di far risplendere Wii U in un momento cruciale, ma anche e soprattutto un software in grado di donare nuovamente orgoglio a tutti i fan Nintendo. È tempo finalmente di tornare a godere di un prodotto in grado di tornare alle radici del gaming, ma allo stesso tempo proiettarsi in avanti, fornendo divertimento, stupore e meraviglia. Domo arigato gozaimashita, Nintendo. Ah no, scusa, sta a fall down. E1 ci si aspettava parecchio. Il primo Mario Kart in alta definizione. Un ritorno in pompa magna capace per un ritorno in pompa magna. Splendere Wii U in un momento cruciale, ma anche e soprattutto un software in grado di riempire nuovamente d'orgoglio i fan Nintendo.